La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it. Radio Eco, la quarta serata del Senza Filo Music Contest, dà il benvenuto a Giorgio Canali, che si è adeguato anche lui alla versione radicale acustica. Non so, avevo due lampadine con i diodi e l'accordatore a pila. Capito? Unplugged, guarda. Eh? Porco Dio. Va. Tra l'altro questo è un periodo particolare, nel senso che è uscito da poco il tuo ultimo disco, Rojo, un disco che è uscito praticamente a fine agosto, ma in occasione del 15 ottobre io ho ricordato un pezzo che è Regola numero 1, in cui sfasciare tutto, e mi ha fatto, è un po' stata quasi una premonizione su quello che sarebbe successo da lì a poco. Ma sai, spesso stare attento a quello che ti succede attorno ti fa passare per visionario e Nostradamus, cioè. No, queste cose esistono da sempre. Io sono arrivato all'università nel 1977, alla fine della primavera calda di Bologna. Ci sono arrivati nell'autunno dopo, i carri armati non c'erano già più sui viali, perché ci sono stati i carri armati sui viali a Bologna. E queste cose le ho già vissute, insomma, capito? C'è un movimento, c'è un sacrosanto desiderio di cambiare le cose, c'è una sacrosanta voglia di sfasciare veramente tutto, e poi c'è qualcuno che questa voglia la indirizza come cazzo gli pare e la utilizza mediaticamente per reprimere il tutto. Questa è una storia vecchia. E trasformare i tumulti di piazza in reality show televisivo è un attimo, non c'è nessuna preveggenza in questo, è una roba vecchia, ma più vecchia del mondo, più vecchia anche di me, quindi. Ma se l'album precedente aveva avuto un po' un'impronta intimista, che è Nostra Signora della Dinamite, cosa poi ti ha spinto realmente a comporre invece i pezzi che sono andati su Rojo? Di farmi le seghe. Sì, no, giuro, per così. No, semplicemente sono sempre stato tacciato di populismo, cosa che proprio mi sta sui coglioni in una maniera mostruosa, capito? Farmi prendere per chi sale sul palco cavalcando idee sinistrorse, bello questo sinistrorse di fascista memoria, no? Mi fa incazzare, capito? No, farmi confondere in mezzo al mucchio dei chi non salta Berlusconi e mi fa girare i coglioni. E questo ha fatto sì che un paio di anni fa, tre anni fa, avessi deciso di smetterla. Dico, adesso parlo di me, poi alla fine era un album più politico di quest'ultimo. E non so, dopo aver fatto sta scelta qua mi sono detto no, io adesso ritorno a fare il cazzo che mi pare, deliro come mi pare, e chi mi prende per qualsiasi Ligabue, Piero Pelù, il mio nome è mai più, si faccia fottere, cioè. Non sono così, non è così. Se non capite il messaggio, fatevi fottere. Se non ci arrivate, fatevi fottere. Vi stanno fottendo e vi state facendo fottere, perciò cosa devo dire? Dieci giorni fa abbiamo avuto la caduta del governo Berlusconi, ok? Io ero a Roma in quel momento lì, sono andato a festeggiare, secondo te? Voglio dire, sono cose terrificanti quelle che succedono. In questo momento dobbiamo sostenere quella cosa lì. Abbiamo messo in mano il paese alle banche, bellissimo. Cioè, bellissimo, capito? Una roba, cioè, era una delle visioni, insomma, più terrificanti che si poteva fare. Sì, insomma. Sì, dalla padella della brace, no, dalla padella è una merda proprio, cioè. La padella faceva cagare, però così è, sarà un vero bagno di sangue per tutti quanti.
e comunque molto più di 6 mesi fa la democrazia è in serio pericolo in questo momento, perché siamo noi a chiedere che la democrazia venga cancellata così in un attimo, siamo noi, mm-hmm. siamo noi come per anni abbiamo chiesto al sistema di spiarci, perché è giusto, ci faceva sentire sicuri, sì, è giusto spiare i discorsi dei VIP, capito, e di quelli al potere, allora è giusto spiare. Mm-hmm. Ma se non so, guardi indietro, ma neppure tanto, agli anni 2000, ecco, se, dato che te hai lavorato comunque con diversi gruppi, li hai seguiti da vicino, potevano essere Luci della Centrale Elettrica, ma insomma Verdena e altri ancora, Luigi Tenco. Ecco, se appunto magari negli anni 90 in qualche modo è stata a livello artistico dominante appunto la proposta dei CSI, negli anni zero, se dovessi scegliere un gruppo che secondo te è portabandiera di una innovazione stilistica, di un nuovo modo di vedere le cose, chi diresti? Roy Paci. Porco Dio. Mi è piaciuta questa? Ci sta. Siete fottuti. Siete fottuti. Siamo tutti fottuti. Roy Paci ci querelerà. Invece per quanto riguarda la stesura dei brani, la registrazione dei pezzi, ha influito il fatto di aver dato vita al tributo ai Joy Division o è stato insomma un progetto a parte che ancora... Ma sai, la New Wave fa parte della mia vita. Io avevo 18 anni quando è cominciato tutto quanto, il punk è cominciato, poi la New Wave negli anni dopo. Steve Dal Col, che è il chitarrista dei Frigida Tango, il chitarrista storico, mm-hmm. era il gruppo più figo che esistesse in quegli anni in Italia e non ci pioveva proprio. E adesso è dentro Rosso Fuoco, capito? Con Angela Baraldi abbiamo fatto questo omaggio a Joy Division, che doveva essere una cosa fatta una volta sola a Reggio Emilia al Museo di Storia Naturale, e poi è da un anno che lo portiamo in giro, sì. Mm. Sai com'è? È il mio bagaglio culturale, è come a qualcuno a cui piace il calcio, dici ma il tuo ultimo album è influenzato dal calcio, sì, il mio no, il calcio non me ne frega un cazzo, mi frega un bel po' di più della musica, delle emozioni, di un certo pessimismo di quegli anni lì, di una certa visione scura della vita. Poi è chiaro che mi piacciono anche le persone solari, quando incrocio una persona solare da paura impazzisco, capito? Quando io ascolto Lorenzo Cherubini vado nei matti, ma mi piace veramente, vorrei che fosse chiaro che non è una presa per il culo, non è come Roy Paci, cioè Lorenzo è una di quelle cose che me la carico in macchina, 4 cd uno dietro l'altro, mi faccio anche 3000 km senza problemi, e mi fa bene, vorrei essere come lui, lo invidio tantissimo, ma non dal punto di vista della popolarità, proprio mm-hmm. essere come lui e essere così positivo, vedere le cose così chiare, così luminose e trasmettere agli altri. Sì, e riuscire a trasmettere agli altri, che lo fa in maniera buona. Se c'è qualcuno che in Italia dal punto di vista artistico sta facendo qualcosa per la gente e per migliorare il livello mentale di chi frequenta gli ambienti musicali, è lui e poi lui, non vedo nessun altro, non vedo me, non vedo Vasco della Centrale Bro. Elettrica, non vedo Ferretti, non ne parliamo nemmeno, non vedo nessuno del mondo musicale avere lo stesso impatto figo e creativo e positivo e costruttivo che ha Lorenzo, capito? Ogni disco suo mi stupisce, anche se musicalmente magari l'ultimo album, che cazzo ne so, non mi può piacere quella roba che ha fatto, però è spettacolare, quando la canto, l'ascolto e la canto, è proprio un bel viaggio.
Va bene, allora noi insomma ti ringraziamo per essere stato qui al Senza Filo e averci fatto fare quattro chiacchiere insieme. Dai un messaggio ai ragazzi che potrebbero ascoltare radioeco.it, che è la radio dell'università. Non ho voglia di tirarmi giù i pantaloni e poi ce l'ho piccolo, ma hanno scoperto anche nelle email, ma arrivano sempre larger penis. Anche il Viagra, hanno scoperto che non mi tira, che ce l'ho piccolo. Tutti i giorni ricevo un sacco di email che mi invitano a farmelo far crescere. E anche pubblicità di Viagra, quindi l'hanno scoperto. Allora siamo fottuti, da Giorgio Canale siamo fottuti. Sì. Grazie mille. Bezos. La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it.